Un saluto alle concittadine e concittadini di Caselle. Prende il via quest'oggi, è la seconda fase di distribuzione dei pacchi relativi alla cosiddetta emergenza alimentare. Distribuzione di pacchi che contengono generi alimentari, contengono prodotti per l'igiene personale della casa e buoni per acquisti farmaceutici. Questi pacchi verranno portati in queste ore, nei prossimi giorni, a decine di nuclei familiari della nostra comunità. Un progetto che fa il seguito di quello già avviato l'anno scorso, nel 2020, grazie ad un secondo finanziamento proveniente dal governo, si è di nuovo messa in moto la macchina organizzativa fatta dall'amministrazione comunale e dalle realtà territoriali per procedere a dare questo sostegno concreto, immediato, diretto a diversi dei nuclei familiari appunto della nostra cittadina. Per garantire una maggiore equità e per far sì che le risorse potessero essere concentrate, no, sui nuclei maggiormente in difficoltà, sui nuclei più fragili, è stato inserito come criterio anche la presentazione della dichiarazione ISEE, in modo tale che coloro che erano al di sotto dei 18.000 euro di dichiarazione fossero appunto agevolati all'interno di questo progetto. Riteniamo questo intervento maggiormente equo perché permette appunto di concentrare le risorse e valorizzarle proprio su quei nuclei che si trovano in maggiore difficoltà economica a causa dell'emergenza da Covid-19 e in generale a favore di quei nuclei in condizione di fragilità. Desidero ancora una volta ringraziare tutti coloro che rendono possibile l'attuazione di questo progetto, un progetto molto complesso, articolato. Ringrazio pertanto gli uffici comunali, ringrazio la Croce Rossa Italiana, il Comitato di Mappano che coordina l'intera iniziativa insieme alle altre realtà del territorio, quindi la Protezione Civile, il gruppo locale di Caselle, l'Associazione Maria Madre della Provvidenza e tanti altri volontari che di volta in volta e si aggiungono per garantire questo servizio a favore dei nostri concittadini. L'occasione mi è utile anche per raccomandare per l'ennesima volta di usare la prudenza in questa fase di gestione dell'emergenza sanitaria. La pandemia, l'emergenza sanitaria stessa non è ancora terminata e i numeri ce lo dicono. In questi giorni la situazione a Caselle presenta circa una settantina di soggetti positivi, la maggior parte dei quali in isolamento presso le proprie abitazioni. Alcuni di essi invece stanno affrontando una battaglia più complessa che richiede ospedalizzazioni e ricoveri. A tutti e a ciascuno va l'augurio più sincero e più caloroso per una pronta e completa guarigione. Siamo in attesa in queste ore, nei prossimi giorni, delle nuove indicazioni sia governative sia a livello regionale su quello che dovremmo affrontare nelle prossime settimane, sulle indicazioni da seguire nelle prossime settimane. Siamo consapevoli, sono consapevole io per primo, che cominciamo a essere stanchi, provati da questa emergenza che ormai ci attanaglia da più di un anno. Stiamo vivendo una stanchezza che è economica e sociale, ma è anche emotiva, psicologica. D'altra parte però non possiamo proprio in questo momento permetterci di abbassare la guardia, dobbiamo ancora essere attenti, prudenti, usare tutte le precauzioni del caso per far sì che tutto quello che è stato fatto con fatica da ciascuno di voi, da ciascuno di noi in questi mesi così difficili non vada perso. Abbiamo di fronte a noi è la campagna vaccinale avviata nelle settimane scorse, lo sappiamo con delle criticità, lo sappiamo sicuramente con dei ritardi, ma il fatto stesso che sia partita ci permette di guardare con speranza, con ottimismo al futuro, ci permette di pensare a questo 2021 come l'anno nel quale gradualmente usciremo dall'emergenza sanitaria. Occorre però di nuovo ancora la collaborazione di tutti. Ripeto, nonostante la legittima e comprensibile stanchezza che ciascuno di noi sta vivendo ormai da tanto, da troppo tempo,
Non abbassiamo la guardia però in questo momento, non disperdiamo quello che è stato fatto e sono convinto, sono fiducioso che nei prossimi mesi gradualmente ci porteranno fuori da questa emergenza. Ricordo come sempre che il sottoscritto, i miei collaboratori, gli uffici comunali, le realtà del territorio e siamo a disposizione di ciascuno di voi per affrontare puntualmente le esigenze problematiche che possono nascere. È una sfida che possiamo vincere, che vinceremo sicuramente, ma occorre veramente lo sforzo, l'impegno, la fatica e la fiducia di tutti. Per cui un grazie per la collaborazione che state prestando, un grazie per gli sforzi che state affrontando, un grazie per la pazienza con la quale state vivendo questa esperienza, un grazie in particolare a quelli che già normalmente rispettano tutte le regole e un invito a chi fa magari ancora fatica a rispettarle, a essere più puntuale in tal senso, proprio per tutelare la salute di se stessi e la salute di chi ci è vicino. Ci stiamo incamminando verso una graduale risoluzione del problema, ma questo richiederà ancora del tempo, richiederà ancora l'impegno di tutti. Siamo a disposizione, grazie a tutti per l'impegno che state mettendo.